il buon Flavio Briatore, pensate che avrebbe annunciato su Instagram la sua discesa in campo. Chiaramente critica l'ex team manager della Benetton, della Renault, infatti avrebbe lanciato il movimento del fare, non politico, ma un movimento in piena col quale il buon Flavio va ad impegnarsi in prima persona nella politica per andare ad aiutare tutto il nostro paese Italia. Su Instagram infatti Flavio avrebbe scritto "Nasce il movimento del fare" e avrebbe spiegato quali sono le priorità e il programma di questo soggetto politico. Avrebbe scritto "In questo momento così critico e confuso per il paese, ormai io mi faccio avanti con una proposta concreta e forte. Il movimento del fare, indipendente da qualsiasi partito, nasce per essere a completo servizio dei cittadini. Sarà formato da persone e personalità che metteranno l'esperienza e le competenze a disposizione degli italiani, ma anche imprenditori e professionisti di successo che, insieme con le loro idee e le loro visioni, aiuteranno a far ripartire questo paese, creando lavoro, attirando gli investimenti, drastica riduzione del cuneo fiscale, cantieri aperti, riforma della giustizia, abolizione del reddito di cittadinanza, lavoro ai giovani, turismo come eccellenza del paese. Queste le priorità assolute, ma c'è tanto altro nel programma di questo soggetto politico. Lui si mette in gioco, lo fa in prima persona, sa di poter contare su tanti imprenditori e professionisti che condividono le sue idee, ma anche quelli che sono i suoi principi. Tutto ciò verrà fatto gratuitamente, da come si legge nel web. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video. Dunque, il movimento del fare, questo soggetto politico di Flavio Briatore. Saluti cari, iscrivetevi al prossimo video.